Si procede con i ritocchi finali in Cornovaglia, dove venerdì inizia il G7 che si terrà fino al 13 giugno. È imponente il dispiegamento di forze dell'ordine in quest'angolo pittoresco dell'Inghilterra. I grandi della terra, sarà presente anche Mario Draghi, discuteranno di grandi problemi, tra cui la pandemia, che ha avuto ripercussioni pesanti anche nella regione. Alcuni senza tetto sono finiti a dormire in auto, altri in tende, altri ancora sono stati sistemati fuori dalla Cornovaglia. E queste sono persone che sono nate e cresciute qui dove siamo noi ora. E ora sono state messe, trasferite in camere d'albergo, a Plymouth, per esempio, a molti chilometri di distanza. Questa occasione sarà anche l'esordio europeo del nuovo presidente americano Joe Biden, la prima occasione internazionale per ricucire un rapporto messo in crisi dal suo predecessore. Lo scorso anno il vertice era stato solo virtuale a causa della pandemia. I leader delle 7 democrazie più industrializzate del mondo si videro soltanto in collegamento online.